Matteo Piana, dopo tanto tempo sei tornato in campo, un ritorno bello, da Verona a Verona, perché l'ultima partita che hai giocato da titolare con Milano era stata nel 2019-24 febbraio su Verona. La prima emozione che senti dal tuo fondo del cuore? Ma credo di essere un po' trattenuto. Sono un po' trattenuto nel senso che ho veramente tanto dentro e cerco di trattenere un po', perché è tanto, è tutto molto e sono emozionato, quindi è tanto. È bello vederti da vicino, vedere anche questa emozione nei tuoi occhi. Hai detto è tanto, tutto tanto, però oggi è stata anche tanta powerball, è una squadra che è sembrata squadra da subito, e questo forse da fuori ci ha un po' sorpreso, ma probabilmente da dentro ve l'aspettavate. Io voglio molto bene a questi miei compagni, abbiamo legato da subito e siamo bene insieme in campo, stiamo tanto bene anche fuori dal campo. Credo che fosse ci fosse un modo diverso per far squadra, no? Con tutto quello che abbiamo vissuto nei mesi precedenti che ci stiamo portando avanti. Credo che noi abbiamo trovato il nostro modo di fare squadra con le limitazioni e le cose nuove che ci sono. È bello perché poi il campo è la nostra vita pallavolistica, quindi star bene in campo e star bene fuori è il nostro più grande regalo che possiamo farci. La strada è tanta ed è meraviglioso che sia tanta e oggi abbiamo fatto un buon inizio e sono contento, sono 11 mesi che non giocavo, sono un po' frastornato, sì. Matteo, da un punto di vista prettamente tecnico, oggi però la squadra ha dimostrato di essere sul pezzo, è vero, i valori sono quelli iniziali di una stagione che è appena iniziata, però come dici tu la strada è tanta, il primo passo è quello giusto, oggi è difficile trovare qualcosa che non è andato, piuttosto qualcosa che chiaramente potenzialmente si può migliorare. Sì, io ci ho visto esigenti, la cosa mi è piaciuta molto, ma anche io con me stesso che non mi dico che devo essere benevolente e paziente, poi entro in campo, la benevolenza, la pazienza. Non me le ricordo tanto, credo anche alcuni miei compagni, ma è bello perché l'esigenza unita anche a una consapevolezza, una responsabilità è qualcosa che ci può far molto bene per crescere. Oggi siamo stati bravi, credo abbiamo giocato una buona partita, ci ho visto in Hunt un po', no? E lì subentra l'esigenza ed è molto bello vedere che già da siamo esigenti perché sappiamo che possiamo fare qualcosa magari particolare, ma meglio.